Ciao ragazze, bentrovate a tutte nel mio canale. Questo è il video sulla nuova collezione Dietro che mi è arrivata alla Celletta per la primavera-estate, sia per quanto riguarda i bijou, le pochette, le borse da mare e volevo condividere con voi gli accessori che ho deciso di prendere per la mia Celletta. Allora, partiamo subito con questa prima fantasia che forse dal video si potrà vedere un po' sfocata, ma è un bellissimo color lavagna, ginzato, quindi ora si può vedere meglio, un bellissimo colore di carta da zucchero, forse oserei dire meglio, e questi sono gli accessori che ho voluto prendere in tinta ovviamente delle pochette. Queste sono delle nuove fantasie e ovviamente proprio delle nuove tipologie di pochette. Vedete tutto in color del blu, che è il colore che andrà moltissimo quest'anno, con i profili in pelle. Qui vedete anche ovviamente gli accessori, in questo caso il braccialetto, e potete vedere meglio anche proprio le pochette più grandi, queste in carta da zucchero, la collana in tinta e questo è un borsone a mano. L'altra fantasia che ho voluto fare è una fantasia un po' più classica, adesso si vedrà diciamo un po' sfocata, ma comunque è una fantasia similare a quella precedente in carta da zucchero, ma con il colore del beige, i colori del rosa, del prugna, dei colori comunque caldi, tono molto adatti per la stagione primavera-estate e nei toni ovviamente un po' più classici. Vedete nei colori anche dell'arancio, questi sono i fermagli per i capelli che sono molto carini come accessori perché hanno la boule di Swarovski. Questa è la borsa che ho fatto in questa fantasia con questo manico un po' particolare, tutto in pelle e la fantasia richiama moltissimo il colore proprio del serigrafato della fantasia del cashmere dietro. Questa è la collana in pietre dure e seta che richiama i colori della pochetteria che sono andata ovviamente a fare perché mi piace dare comunque un color naturale e anche un po' più sofisticato rispetto agli altri che fino ad ora vi ho mostrato. Questa nuova colorazione è il colore del turchese, denominato il colore del mare. Qui vedete degli altri accessori, quale la pinza vetrificata, gli altri bracciali sempre con le pietre dure e questo è in seta con ovviamente pietre dure. Questo è con la boule di Swarovski, molto molto carino. E qui vedete gli altri accessori come pochette, anche questa molto carina che è tipo porta matite e può essere comoda anche da borsa. Questi sono tutti gli orecchini in pietre dure e questa è la prima borsa da mare con questi colori del mare, del beige, del rosato, secondo me abbinabile con tutti. Guardate anche questi orecchini, ma anche gli altri, come sono carini. Devo dire che questa fantasia mi piace moltissimo ed è abbinabile veramente con qualsiasi outfit che si va a scegliere. La pochette poi trapezoidale e la nuova fascia per i capelli in seta, proprio adatta per la stagione della primavera-estate che sta per arrivare. Subito dopo ho voluto fare questa fantasia un po' dai colori sgargianti del rosso, del prugna, del giallo. E ho voluto fare dei pezzi un po' più particolari, quale per esempio il beauty da viaggio, con un colore un po' più nuovo adatto alla stagione che sta per arrivare. Vedete anche la pinza vetrificata con la E dietro gli Swarovski. Questo è lo stringicollo nei toni proprio nuovi dell'arancio, del prugna, del rosa, che è abbinabile anche su una giacca un po' più scura per dare un tocco di colore. Vedete con la boule di Swarovski. Questo è il fermacode con la boule sempre di Swarovski per dare un tocco di luce tra i capelli e il fermaglio, tutto filigranato a mano e ovviamente incastonato con gli Swarovski. Questa è ancora l'altra borsa da mare che io stradoro e che è una delle mie preferite ed è un colore secondo me stupendo, un po' più particolare rispetto a quello beige che avete visto prima. Per
concludere ho voluto fare delle pochette del mio colore preferito, quale questo azzurrone con questa punta di rosa prugna, che secondo me è stupenda per questa stagione. Un colore veramente nuovo. Mi sono sbizzarrita perché, pur restando un colore classico, però è sgargiante. E io ho preso sia delle pochette, questa per esempio è una borsa a mano. Ho preso il tombolino, così chiamato, questo dove si possono mettere le matite, i rossetti. E poi mi sono presa questa borsa da mare che io trovo meravigliosa perché è il mio colore preferito. Questi sono tutti gli accessori che io ho deciso di prendere per la mia celletta. Spero che questo video vi sia piaciuto, così avete avuto modo di vedere quali sono i colori che si porteranno quest'anno come accessori di questo brand che mi piace moltissimo. E qualsiasi cosa potete scrivermi alla mia email oppure ai miei recapiti che trovate su Instagram e Facebook. Io vi aspetto, fatemi sapere cosa ne pensate della collezione. Io vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!